peccati nostri a pieno ci lavò, col suo sangue il divino redentore. Su cantiamo come neve ci imbiancò, col suo sangue il divino redentore. Ci lavò. Gesù,
Alleluia. Atti degli Apostoli, capitolo 17, dal verso 15, a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra obbedienza. Amen. Quelli che scortavano Paolo lo condussero fino ad Atene. Poi, ricevuto da lui l'incarico di dire a Sila e a Timoteo di raggiungerlo quanto prima, tornarono indietro. Ora, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. Con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici. Alcuni dicevano: che vuol dire questo cianciatore? E gli altri: egli pare essere un annunziatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la resurrezione. Così lo presero e lo condussero nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu rechi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significano queste cose. Or tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. E fin qui la parola di Dio. Ci vogliamo fermare in questo passaggio biblico che certamente per lo Spirito di Dio il Signore stesso parlerà al cuore di tanti. Amen. Oh, siamo davanti, abbiamo un panorama che è abbastanza noto, almeno per la cultura, anche dei nostri studenti. Io credo ancora oggi nelle nostre scuole si dà ampio spazio a studiare quella che è stata una delle civiltà primordiali, una delle più grandi civiltà, quella della nazione greca, vero? Atene. Ma è stato anche, e sappiamo, e ci ricordiamo, io stesso ho delle reminiscenze di creatura culturale di quella che è tutto stato il panorama idolatrico di un certo Olimpo, come ben ricorderete, di quella che è la credenza, è stata la credenza di tanti greci. Abbiamo sentito che è arrivato Paolo, è arrivato il servitore di Dio, è arrivato l'uomo di Dio. Signore, manda sempre i tuoi uomini, i tuoi servitori, anche le tue serventi. Manda, manda. Vorremmo usare proprio quella espressione del profeta: Signore, manda me. Quanti di voi volete dire questo? Signore, manda me. Quanti? Signore, manda noi. Ad annunciare che cosa? Oh, già qualcuno può darsi che sta tonando. Che presunzione! Noi in Italia siamo una nazione cristiana, conosciamo tutto, non abbiamo più niente da conoscere. Cari amici miei e fratelli cristiani, io devo dirvi che Cristo, proprio in questo passaggio biblico, vedremo se lo conosciamo o meno. Proprio questo messaggio, e questo messaggio che sento nel cuore, che mi è nato soltanto da poche ore, questo messaggio fa da comprendere se realmente abbiamo la conoscenza del vero Dio. E che conoscenza certamente non significa una conoscenza superficiale, una conoscenza da lontano, perché Dio non è un essere umano che basta vedere lontano: io lo conosco, sì, quello, allo stesso stregua di un attore, di una star. No, Dio è il creatore dell'universo. E Dio è colui che ancora vuole abitare nel cuore degli uomini. Paolo arriva dopo un viaggio abbastanza avventuroso, dopo aver subito, basta leggere soltanto i versi precedenti, cominciando dal verso primo del capitolo stesso 17 degli Atti degli Apostoli. Paolo è stato in grande difficoltà, è passato sempre per posti, in quel tempo era nella zona della Grecia, in Tessaloniki o Tessalonica, come ancora oggi si chiama Tessaloniki, e gli ha potuto manifestare
e andava soprattutto nella sinagoga, soprattutto per dare precedenza a chi? Ai fratelli di origine ebraica, giudaica, per portare, perché a loro è arrivato questo messaggio, il messaggio, o meglio, la promessa del Padre. Quale promessa? Quella promessa che avrebbe mandato il suo figliuolo Gesù per redimere l'umanità, per cancellare ogni peccato, per avvicinare l'uomo a Lui, per abbattere quella barriera che si era formata dal peccato di Adamo. Oh, sì, avrebbe mandato il secondo Adamo, Gesù Cristo, il Signore. Ed egli è venuto, ma i suoi non l'hanno riconosciuto. E oggi molti lo riconoscono in un volto, in un bel dipinto, lo riconoscono recitando magari anche canti e preghiere, lo riconoscono in una croce generica. Permettetemi di dirvelo, una croce generica, perché la croce è soltanto uno strumento di morte dei romani, l'ho detto più volte, lo leggete nei libri di storia, i romani di quelle croci ne hanno fatte a migliaia e migliaia e ci hanno messo sopra tanti uomini, la maggior parte probabilmente lo meritava. E non è il legno della croce quello che è il dono d'amore di Dio, è Dio uomo che fu messo su quella croce. Dio uomo puro, santo, innocente, che spargeva il suo sangue, che pagava un prezzo, prezzo elevato, un prezzo alla giustizia di Dio, affinché io e voi e anche tu in questo momento potessi riceverlo nel tuo cuore, potessi fare pace con Dio, comunione con questo Dio che per molti è un'astrazione, è un Dio che dimora milioni di anni luce, che non si interessa di niente, e questa è una falsità diabolica, perché il Dio della Bibbia, il Dio rivelato, è amore. Vogliamo dirlo insieme? Vogliamo dirlo insieme? Dio è amore! Lo ripeterò milioni di volte, perché questa è la realtà di questo Dio. Dio è esclusivamente amore, nell'amore ci sono tutte le virtù. Non stiamo parlando dell'amore umano, parliamo dell'amore soprannaturale, dell'amore di Dio. Amen. E parte di questo amore ce l'abbiamo, ce l'ho io e voi nei nostri cuori, e puoi averlo anche tu. Gloria al Signore. Amen. Paolo viene portato al centro della città. È la città per eccellenza, l'apice della civiltà del tempo. Viene accompagnato dai fratelli, abbiamo detto era stato a Tessalonica, poi è stato a Berea, l'hanno perseguitato, è costretto a correre, è costretto a spostarsi. Perché? Perché ancora quelli che detenevano la legge, la Torah, non accettando, lo perseguitavano, perseguitavano i fratelli perché vedevano che l'Evangelo arrivava nei cuori dei semplici e vedeva le anime che si aprivano. Perché? Perché l'amore di Dio penetra, l'amore di Dio invade, e molte volte ci sono persone che chiudono i loro coperchi, che mettono su degli ombrelli. Ma noi in questa sera, in questo giorno, in tutto, ovunque sarà predicata questa parola, noi vogliamo tenere il nostro cuore aperto e dire: Signore, continua, continua, continua a riempirci del tuo amore. Amen. Gloria al nome del Signore. E vediamo che arriva ad Atene. E ad Atene lui non si ferma. Lui continua il suo lavoro spirituale. Lo vediamo anche come un apparente turista che gira, che guarda e vede idoli di qua, e vede idoli di là. E vede... chi sono gli idoli? Beh, ma adesso è un'offesa alla nostra intelligenza. Un idolo che cos'è? È una statua con un nome strano che uno si pioga davanti. L'idolo è molto più di una statua. L'idolo è tutto ciò che si prende la gloria che appartiene a Dio. L'idolo è tutto ciò che si pone davanti a Dio e si fa adorare al posto di Dio. E l'idolo può essere una statua, l'idolo può essere un'immagine, l'idolo può essere un oggetto, l'idolo può essere una persona. Come vedete,
c'è molto da dire al riguardo di questo soggetto. E noi sappiamo che dobbiamo adorare chi lo conosce, soltanto Dio. Dio è spirito. Dio è spirito? Vogliamo dirlo insieme? Dio è spirito. E aggiunge la scrittura, verità, perché non c'è un'altra verità. Dio è spirito e verità. Sia benedetto il nome del Signore. E come apparente turista lui guarda e vede gli idoli di qua. Conoscete la mitologia greca, vero? Abbiamo detto all'inizio, molti di noi l'abbiamo studiato, i ragazzi li studiano ancora. È vero? Tutti fatti a immagine dell'uomo, tutti fatti secondo i principi umani. Un Giove che molte volte litiga, un Giunone, sua moglie, che, ecco, questo Dio c'ha la moglie, e ce l'ha a misura d'uomo. La Venere non ne parliamo, e non ne parliamo di Bacco, non parliamo di Hermes e tanti altri nomi, ma non sto qui a parlarvi di mitologia. Ma immaginate cosa provava dentro l'Apostolo Paolo. Immaginate quando vedevo questa gente così intelligente, così colta. E la cultura implica conoscenza, o no? E se non vi sembra strano che questa conoscenza poi andasse a finire in un posto dimenticato, in un posto senza un prosieguo, in un posto dove non c'era una conseguenza naturale, logica, spirituale. Perché? Perché questi idoli fatti dagli uomini, costruiti dagli uomini, rimangono idoli, rimangono statue. E questo potremmo rivolgerci un pochettino a tutta la storia dell'umanità, ancora chi adora addirittura le creature che Dio ha fatto, il sole, la luna, gli alberi. Però possiamo dire una cosa, che nessun uomo, per quando si dichiari e si dichiari ateo, nessun uomo può dire Dio non esiste. Nessuno, assolutamente. Lo si identifica nella maniera sbagliata, lo si presenta in una maniera sbagliata, ma lo stesso fatto di ricercare un Dio, e tante volte l'abbiamo visto fra gli indigeni, hanno degli idoli mostruosi, paurosi, brutti, anche sotto l'aspetto estetico. Perché dal momento del peccato di Adamo, tutta l'umanità ha sentito la mancanza del vero Dio. E dentro all'animo e soprattutto allo spirito dell'uomo, lo spirito dell'uomo non vive se non c'è la reale presenza di Dio. Amen. E questa è una cosa che lo sai anche tu. O se non lo sai, lo sai adesso. O te lo sei, magari non te lo sei mai spiegato. E questo fratello, l'Apostolo Paolo, si inacerbiva proprio perché non trovava l'ignoranza di certe tribù indigene, non trovava l'ignoranza che poteva trovare poi anche successivamente, e lo poteva trovare in certe isole, come l'isola di Malta. No, lui stava in un territorio notoriamente che era la culla di quella e della civiltà dell'epoca, dove hanno attinto i romani, dove hanno attinto tanti altri popoli. E diceva, e il suo spirito dice che fremeva, fremeva, nel dire, ma questa gente così colta, questa gente che è arrivata a certe e a certe conoscenze così profonde, e sappiamo la conoscenza soprattutto nella letteratura e nell'arte, i migliori filosofi, e abbiamo visto c'erano categorie chiamate gli stoici, gli epicurei, e tanti passavano il tempo proprio a dialogare, a parlare, c'era proprio la cultura del parlare, una cultura che gli italiani sicuramente abbiamo preso ancora da questo popolo, perché anche in Italia si parla molto, si chiacchiera anche troppo, ma quello che vediamo in questo momento è quello di cui parliamo della parola di Dio, di una parola gloriosa e meravigliosa, della parola che si è fatta carne, e di quello che si è fatto carne e che è ritornato parola, che è Gesù Cristo il Signore, che è il frutto dell'amore di Dio verso questa umanità e anche verso i greci. Non ci sono davanti al Signore differenze, i greci, gli italiani, gli americani, gli africani e i popoli che vivono ai poli, agli artici. No, davanti al Signore siamo stati fatti tutte creature di Dio. Siamo tutte creature di Dio. Ma lo scopo di Dio non è quello di tenerci solo creature. Dio non si contenta di avere le creature. Le creature le ha create. Lui vuole che le creature possono diventare volontariamente, spontaneamente, quello che noi, molti di noi abbiamo già accettato, figli di Dio. Diciamolo insieme, figli di Dio.
figli di Dio. Amen. Gloria al Signore. E Paolo, fremendo in questa maniera, alla fine si porta, non può fermarsi, egli continua il suo lavoro di evangelizzazione, e oggi sto sentendo da tutte le parti evangelizzazione, 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 ma molti intendono per evangelizzazione soltanto spostamento di masse, personaggi ecclesiastici particolarmente importanti che si riuniscono di qua, migliaia di persone che vanno ad ascoltare il personaggio, ma l'evangelizzazione è la presenza ed è la presentazione alla gloria di Dio Cristo Gesù, il Signore. Non c'è altra evangelizzazione. L'evangelizzazione è far ricevere il messaggio dell'Evangelo, che è la buona notizia, la buona novella, che Dio già 2000 anni fa si è avvicinato agli uomini, che Dio ha dimorato fra gli uomini, che Dio dimora e continua a dimorare nel cuore degli uomini. Quali uomini? Quale donne? Quelli di buona volontà, quelli che vogliono, quelli che lo desiderano. Gloria al Signore. E vediamo nella testimonianza dell'Apostolo Paolo, vediamo un vigore, vediamo realmente una potenza che viene dall'alto. Egli si presenta, certamente non era l'ultimo di cultura, anche Paolo aveva una cultura da vendere, una cultura umana. Amen, ce l'aveva? E aveva studiato ai piedi di Gamaliele, che era uno dei maestri più grandi di quell'epoca. Ma il Paolo che si trova ad Atene non è frutto dell'insegnamento di Gamaliele. Il Paolo che si presenta ad Atene è frutto dell'incontro con Gesù Cristo, il Signore. È frutto della potenza di Dio. Non sta esercitando i suoi talenti naturali. I suoi talenti naturali sono sottoposti a talenti spirituali, al dono di Dio, alla potenza che è nell'Evangelo. Amen. E lo vediamo discutere con personaggi illustri. Oh, immagino quanti di questi filosofi con la barba lunga. Quanti di questi che parlavano un linguaggio pressoché incomprensibile, che non usavano neanche la lingua comune degli greci, ma che usavano una lingua particolare, con termini particolari. Paolo parlava anche quella lingua. I figli di Dio hanno lo Spirito Santo di Dio, e lo Spirito Santo non ha confini. Siete d'accordo? Lo Spirito Santo non ha per niente confini. Alleluia! Ed eccolo, che si trova a parlare con costoro. E naturalmente, come sempre, succede anche per noi la stessa cosa. Alcuni lo condividevano o lo ascoltavano, altri subito gli mettevano un marchio, immediatamente. Ma cosa vuol dire questo cianciatore, questo chiacchierone? Chissà quanti me lo dicono a me, sapete quanto me ne importa. Io so che non vi parlo di mio, perché nel mio petto c'è una presenza gloriosa che i miei fratelli e le mie sorelle qui presenti conoscono, no? Conoscete? Io so che la mia bocca la sto prestando all'Evangelo. Non sono io stesso quello che produco, ma è Dio che produce. Io sono un semplice strumento e voglio essere il più umile degli strumenti, ma che parli in verità della parola di verità, senza compromessi, senza accomodamenti. Perché? Perché io ringrazio il Signore, e lo ringrazio anche nella nazione italiana, che oggi che siamo alla fine del XX secolo, stiamo entrando nel XXI secolo, l'ignoranza spirituale sta cadendo. Sono molti gli occhi che vedono, sono molti i cuori che si aprono. Certamente in Italia non ci sono i Giunone, le Giunone, e non ci sono i Giove, e non ci sono i Mercurio, ma ce ne sono tanti altri che hanno altri nomi e che tolgono la gloria a Dio. Che il Signore liberi la nazione italiana dall'idolatria, dall'idolatria che è in abominio agli occhi di Dio. Amen. E questa parola franca è una parola libera, è una parola che viene dalla scrittura o dalle scritture, è una parola che non è mia, è una parola che è di tutti quelli che la ricevono, è una parola che noi troviamo nel libro di Dio che si chiama Bibbia o Sacre Scritture. Amen, amen. E la mia fede viene da questa scrittura. La vostra fede da dove viene? La fede viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Sia benedetto il nome del Signore. Vogliamo dare un gloria al Signore con tutto il cuore. Che bel privilegio, vero? E anche per i nostri amici che ci seguono. Io sono anche tanti fratelli, ma ne abbiamo, e grazie al Signore, con 10 anni di ministero televisivo, e grazie al Signore
E questa parola sta raggiungendo tanti, tante volte proprio nella nostra città, quella di Napoli, incontro tante brave persone, tanti amici che si fermano e ancora mi dicono una parola di conforto, di consolazione. Mi dicono: io, noi seguiamo questa parola, questa predicazione, la seguiamo di mattina, la seguiamo di notte. Molti la seguono anche di notte e non c'è bisogno che sia di giorno o di notte, basta seguirla. Amen. Siete d'accordo? Siamo d'accordo? Siete d'accordo anche voi? Gloria al nome del Signore. Gli stoici, gli epicurei, tutti questi personaggi hanno a che fare nell'Areopago, Areopago, il termine esatto, l'accento mettetelo dove volete voi, non cambia un granché. È il luogo dove si riunivano, vero? Possiamo dire un poco la galleria, se vogliamo usare un termine nostrano, una galleria dove si incontrano tante persone, e gallerie ci sono nelle principali città italiane. È lì che si incontravano, parlavano, chiacchieravano. Chiacchieravano, e quante chiacchiere così continuano a fare. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Qualcuno dirà: ma tu, anche tu stai chiacchierando? No, no, io sto usando la comunicazione verbale quale supporto alla comunicazione divina, che è parola di Dio. Amen. Sto diventando abbastanza pignolo in queste cose, lo riconoscono prima e ancora i membri della famiglia a cui il Signore mi ha messo insieme, è vero? Alleluia. Ma io credo che questo piace a Dio, no? Piace a Dio. Fratelli, voglio giungere al punto più importante. E qui è il messaggio che il Signore voglia dare ancora, se ci sono anime nuove nel mezzo di noi, e anime nuove che ci saranno sicuramente dall'altra parte. La parola di Dio è la rivelazione di Dio. Senza la parola non si conosce Dio, lo dico in maniera categorica, lo affermo. La rivelazione di Dio avviene solo per parola di Dio. E vi darò delle dimostrazioni pratiche. Gloria al Signore. Dio si rivela a coloro che vogliono e Dio si rivela soprattutto attraverso la sua parola. Amen. Gloria al Signore. Qualcuno dirà: ma questa parola è stata scritta dagli uomini. Ma gli uomini sono stati ispirati da Dio e molti di questi hanno parlato faccia a faccia con Dio. Molti di questi hanno ricevuto proprio con il Dio, e parliamo soprattutto dell'Antico Testamento. Beh, fra poco ne arriveremo anche a questo. Seguitemi altri pochi minuti. Gloria al Signore. Voglio sentirvi dare gloria a Dio col cuore. Alleluia. E a un certo punto chi lo chiamava cianciatore, chiacchierone, chi gli dava altri termini, vediamo che l'Apostolo Paolo, guidato da Dio, tocca subito un momento e un punto specifico, preciso, e dice: popolo greco, cari epicurei, stoici, io vedo una cosa, che voi siete non solo religiosi, ma siete fin troppo religiosi. Oh, queste parole potrebbero mettere subito una persona, ma io credo che Paolo, senza aver studiato come si studia oggi la comunicazione per non contraddire e per entrare nel discorso, Paolo nella guida di Dio, per lo Spirito Santo, pronuncia parole che in primo momento allettano coloro che ascoltano. E questa è una delle tecniche dei venditori moderni, è una delle tecniche, che si usa in quello che è il commercio. È vero, quello di non contraddire mai la persona che c'hai davanti. Io vedo che non siete soltanto religiosi, ma siete fin troppo religiosi. E questo indubbiamente è stato preso come un elogio, come qualcosa di buono, di bello. Ma arriva subito al dunque. La vostra religione però non vi ha portato alla conoscenza del vero Dio. Come? La religione? Questa parolina sacra? Religione? Ma religione oggi è un miscuglio, è una pentola dove ci si mette di dentro di tutto. Perché il Signore non ha creato una religione. Dio non ha creato una religione. Dio ha dato una fede. Dio dona una fede. La fede è il dono di Dio. Amen. Non ha detto uomini di fede, ha detto uomini religiosi, fin troppo religiosi, per guardare le forme, per guardare le abitudini, per guardare le tradizioni, per guardare gli insegnamenti ricevuti meccanicamente per anni e anni, secoli. Non sembra un panorama che conosciamo abbastanza bene? Non sembra che ci siamo affacciati su una alta balconata? E questo panorama c'è così familiare,
ancora nella nostra nazione, religione, molti si contentano e si contentano delle preghierine e molti si contentano dei pochi fioretti e molti si contentano, ma io chiedo, tu conosci veramente Dio? L'hai mai conosciuto? E ti rispondo pure, se non conosci la parola di Dio, non hai mai potuto conoscere Dio. Conosci un Dio, sì, superficiale. Conosci il personaggio come lo conosci il parcheggiatore dell'auto. L'ho raccontato più di una volta, qui ad Aversa. Tanti anni fa ci fu un personaggio che imbrogliava la gente. E la imbrogliava dicendo che era molto vicino a un personaggio che dava le pensioni. Perché questo personaggio ogni giorno arrivava nel parcheggio, lasciava la macchina. Allora lui, con il solito sistema, non solo napoletano, ma che si usa in diverse città d'Italia. Buongiorno dottore, la prima volta buongiorno dottore, la seconda volta più di buongiorno, come state dottore? E durava un minuto. Poi cominciò ad entrare un po' di più, anche perché il dottore lo vedeva tutti i giorni, lo vedeva quando metteva la macchina a parcheggio. E cominciò a dire, la signora come sta? Sta bene dottore? E il tempo si allungava. E allora tutti quelli che gli consegnavano le pratiche arrivarono a un punto che vedevano che questo personaggio parlava. E parlava diversi minuti, sta parlando della mia pratica. Ma quel parcheggiatore, quella persona che imbrogliava il prossimo, non conosceva per niente, non aveva nessuna intimità, non aveva nessuna relazione col personaggio che si vantava di conoscere. Fratelli miei, amici miei, non è per molti così? Si accosta a Dio, si pensa di accostare a Dio, ma Dio è così lontano, Dio è così, Dio è colì, ma Dio perché non fa questo, ma Dio perché non fa quello, perché Dio manda questo? Questa è una chiara dimostrazione di coloro che non conoscono, dicono di conoscere, ma non conoscono Dio. Io vi invito a conoscerlo. Vi invito a conoscerlo, chi non lo conosce, conoscetelo per questa parola. E vediamo subito, e vediamo che l'Apostolo Paolo immediatamente si riferisce a un episodio che può riportare una testimonianza sua personale che ha potuto constatare con i suoi occhi e dice, popolo ateniese, voi siete fin troppo religiosi, passando davanti a una delle vostre cappelle e cappellette, e qui a Napoli quante ce ne sono proprio di tutte le maniere, più piccole e più grandi, e pare che facciano a gara, anche nei miei paraggi, non c'era mai stata una cappella, da quando sono venuto io hanno fatto una cappella. Forse hanno pensato di contrastare il protestante. Noi possiamo amarvi di quell'amore che riceviamo, che abbiamo ricevuto dal conoscere Dio. Non abbiamo carriere. Non abbiamo carriere. Non abbiamo interessi umani. Lo dimostriamo con le nostre chiese aperte e lo dimostriamo con la nostra testimonianza pubblica e televisiva. Alleluia! Anche televisiva. Gloria al Signore. L'Apostolo Paolo ebbe a dire, passando per una delle vostre cappelle, ho letto sopra un altare una frase, finalmente una persona onesta, una persona che diceva la verità. All'Iddio sconosciuto era la verità, o no? Finalmente, una persona che non ci aveva messo nessun idolo, non ci aveva posto nessuno, ma aveva scritto la sincerità del suo cuore. Ha detto all'Iddio sconosciuto, ha detto per sé, l'ha detto anche per quelli che non ammettono. Questa persona ammetteva di non aver mai conosciuto Dio. Anche Mosè non aveva conosciuto Dio fino a un certo tempo. Mosè lo conoscete tutti, vero? Almeno per quello che, almeno se non altro per i passaggi biblici che sono riportati attraverso i vari film, attraverso i vari programmi televisivi, soprattutto in occasione delle festività religiose, vero? Mosè, pur essendo salvato dalle acque, pur facendo parte del popolo di Dio, crebbe, è notorio, in quella cultura egiziana che neanche era da meno, visse alla corte del faraone, finché poi il Signore suscitò in lui il suo sentimento di ebreo, il sangue suo era di un ebreo
era di un uomo che apparteneva a quel popolo, visto che le cose andavano male, percosse un soldato al punto di ucciderlo, dovette fuggire. Nel frattempo cambiò la sua vita, si sposò, se ne andò nelle montagne e si era forse, secondo me, si era ormai prefisso di campare i suoi giorni pascolando le greggi di suo suocero. Ma un giorno successe una cosa gloriosa. Io spero che in questo momento, per quanti hanno un cuore aperto, questa stessa cosa succeda mediante la parola di Dio. Forse non l'hanno sentito. Anche perché noi abbiamo dei microfoni posti. C'è il mio microfonino, c'è nient'altro. Alleluia! Quel giorno cosa avvenne? Io sento una benedizione particolare nel dirvi queste parole. Sembra di viverlo io stesso. Mentre sta pascolando, cosa vede? Vede dei rovi. Qualcuno dice un pruno, altro traduce in un'altra maniera, ma alla fine la pianta ha un'importanza più che relativa, vero? Una cosa è certa, fu attirata da una curiosità. Vide questi arbusti, vide questa pianta, questi rovi, con un fuoco dentro. E io credo a primo acchito, come si suol dire, non ha dato molta importanza. Ma l'importanza è venuta quando ha visto che questo fuoco così forte, che lui vedeva da ben lontano, non diminuiva perché non si consumava ciò che era immerso in queste fiamme di fuoco. Avrebbe capito poi che non era un fuoco fisico, ma era il fuoco di Dio. Quel fuoco glorioso che non è mai terminato, che non finirà mai, quel fuoco che sa riscaldare i cuori che vogliono sentire il calore, quel fuoco che sa purificare le anime che vogliono essere purificate, quel fuoco che poi divenne sangue sul Golgota. Alleluia! Egli si accostò, era incuriosito, era tanto incuriosito, si accostò e mentre si accostava la sua attenzione, la sua curiosità, anch'io quando sono venuto a contatto con l'Evangelo ci sono andato per curiosità, tanti anni fa, era un ragazzino, un po' ribelle. Mi sono sempre definito uno scugnizzo napoletano, mi appendevo ai tram. Non staccavo il cosiddetto trolley, ma mi appendevo, come si dice a Napoli, allo staffone del tram. Era un figlio della guerra. Uno sciuscià, come ce ne sono stati tanti. E quando il Signore mi ha chiamato, avevo poco più di 16 anni, sono entrato per curiosità. No, non vedevo il fuoco che ardeva. Mi fu detto, vieni, odi. Qualcuno mi aveva aperto il cuore alla parola di Dio. Qualcuno mi aveva annunciato la parola di Dio. E io per curiosità, solo per curiosità, mi accostavo. E Mosè, per curiosità, si accostava. E vedeva che questa fiamma era stabile, costante. E in questa fiamma, l'arbusto, l'albero, la pianta non veniva intaccata, non si consumava. E finalmente udì la voce. Ho detto la voce. Volutamente dico la voce, non una voce. Volutamente udì la voce, perché per me la voce è solo quella di Dio. Amen. Tante sono le voci, ma uno solo è la voce. Anche se ci sono giornali che prendono questa testata, no? La voce è quella di Dio, spiritualmente parlando. E cosa diceva? Cosa le disse questa voce? Cosa ci dice questa voce? Cosa ci dirà e dirà a tanti questa voce? Mosè, togliti
i calzari, perché il luogo dove tu sei è luogo, terra santa. Non si parlava di Gerusalemme, non si parlava della Palestina. Perché santo non è perché si dice che è santo o perché Dio è passato. Il luogo è santo dove c'è Dio. Quando c'è Dio, dopo diventa come tutti gli altri luoghi. Amen? Siamo convinti? Siamo d'accordo? La parola di Dio ci insegna così. Gloria al nome del Signore. Mosè, togliti i calzari. Forse da questo gli arabi hanno preso che quando vanno nella Mecca si tolgono le scarpe. Mosè dovette togliersi le scarpe, ma non fu importante il togliersi le scarpe, anche se fu dichiarato da Dio. Non era importante più il fatto di vedere il fuoco e non vedere consumare la pianta. Cominciò un colloquio con Dio. Dio lo chiamò, come ha chiamato noi, come continua a chiamare anche te. Non ti chiamano gli uomini, le istituzioni degli uomini, la religione degli uomini. È tempo di ascoltare la voce di Dio. Amen. Ribadisco, ripeto, è tempo di ascoltare la voce di Dio, che non si confonde con nessun'altra voce. Mi direte com'è la voce di Dio? In uno dei passaggi dell'Antico Testamento è scritto come è come il suono di molte acque. È potente, è potente. Io vi dico di più, è onnipotente, perché Dio è onnipotente. Dio può ogni cosa. Alleluia. E in Dio possiamo anche noi ogni cosa, in Lui che ci fortifica. Anche questo è parola di Dio. Amen. Mosè si tolse le scarpe, ma soprattutto si tolse il cerume dell'incredulità, della carnalità, della materialità, e per la prima volta ascoltava un potente messaggio, delle istruzioni precise da parte di Dio, e da quel momento diventava per eccellenza il condottiero di Israele, il liberatore materiale di un popolo che stava sotto la notoria schiavitù del faraone, con le sue piramidi e con le sue costruzioni. E ancora oggi abbiamo Cristo Gesù, che è il liberatore per eccellenza dalle schiavitù di faraone, diavolo, Satana, come lo volete chiamare, e dalle catene del peccato, perché chi vuole ascolta la voce. Anzi, egli stesso disse e ha detto nell'Evangelo: le mie pecore ascoltano la mia voce. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Credo che dovrò, in un certo qual modo il tempo non mi permette di continuare troppo a lungo, ma dovrò condensare le ultime parole. Gloria al nome dell'Eterno. Sappiamo soltanto una cosa: sappiamo che da quell'incontro con Dio, dall'ascoltare la voce di Dio, cambiò la vita di Mosè da così a così. Avendo ascoltato la voce di Dio, attraverso l'Evangelo, attraverso la parola di Dio, io so che molti di voi hanno già cambiato insieme a me. La nostra vita è stata trasformata, cambiata. Non abbiamo dubbi, non abbiamo perplessità. C'è una sicurezza interiore che viene dalla presenza specifica di Dio, dello Spirito Santo di Dio. Vogliamo farlo insieme, la nostra vita, solo quelle che è stata cambiata. Mettete la manina. È un termine che viene ben compreso, è un mezzo di comunicazione abbastanza preciso. La mia e la vostra vita è stata cambiata da così a così. La tua vita può essere cambiata anche in questo momento. E sono anime nuove. Il Signore può cambiare la tua vita adesso per questa parola. Il Signore non vuole i bigotti, non vuole i religiosi di nome. Il Signore vuole i credenti di fatto. Il Signore vuole non più le creature, ma vuole i suoi figli. Sia benedetto il nome del Signore. Alleluia! Allora posso dire e concludere alla Paolo, alla maniera paolina? Oh, mi aspetto sempre qualcuno: ma che ambizioso, che presuntuoso, che
No. Giudicatemi come volete. Ma non giudicate, non guardate l'uomo. Non è importante il contenitore. È importante il contenuto. È il contenuto che vi stiamo esponendo, sia in questa chiesa e sia attraverso il pulpito televisivo, che è molto più ampio. Quello che stiamo esponendo è il contenuto, l'amore di Dio, la vera fede, la voce di Dio, le promesse di Dio, la presenza di Dio, la gioia di Dio, la pace di Dio. Oh, quante altre cose potrei continuare! Che il Signore vi abbondi e vi benedica! E benedirà particolarmente quelli che sapranno riconoscere che fino ad oggi si sono rivolti in sincerità, in semplicità all'Iddio sconosciuto. Quell'Iddio che vi era così sconosciuto, anche io che non sono Paolo, ve l'ho annunziato. Dio vi benedica. Vogliamo starci in piedi. Gloria al nome del Signore. Vogliamo pregare per i nostri amici, soprattutto per quelli che sono al di fuori di questo locale, poi continueremo a pregare ancora per le esigenze di questo popolo. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo e con fede presentarli a Dio? Vogliamo? Non ho sentito. Vogliamo? O non ho sentito ancora bene? Vogliamo? Allora, anche a voi a casa, ancora in questo momento, ovunque vi trovate, chiudete i vostri occhi, non avete niente da vedere, anche lo schermo televisivo. Avete da recepire soltanto le parole di questa umile preghiera che sicuramente per fede arriverà davanti al trono di Dio. Amen. Padre Santo, Padre Buono, vengo a te nel nome di Gesù Cristo il Signore. Padre, la tua parola è stata anche in questa occasione annunziata ed è stata proclamata. Non sappiamo se abbiamo avuto a che fare con gli stoici, gli epicurei italiani, non sappiamo quale fascia o quante fasce della società, non sappiamo se ci hanno seguito religiosi o non religiosi o atei, ma una cosa sappiamo, che tu sicuramente hai stabilito che questa parola arrivasse in certi cuori e sicuramente la tua parola non tornerà mai a vuoto, secondo quello che tu hai sempre dichiarato. Padre, ti presentiamo soprattutto la nostra nazione e ti presentiamo i nostri telespettatori, ti presentiamo le anime nuove che sono qui in questa sala e che ne arrivano, possiamo dire, di giorno in giorno. Signore, benedicili, toccali, fatti conoscere, e al posto di un'arida religione, al posto di tante regole, Signore, fa quello che hai fatto nel mio cuore e nel cuore dei miei fratelli e delle mie sorelle, quello che hai fatto nella vita di Mosè, quello che hai fatto nella vita di Abramo, quello che hai fatto nella vita di tanti tuoi servitori dell'Antico e del Nuovo Testamento, quello che hai fatto in tanti servitori in questi 20 secoli o quasi 21 secoli. Signore, tocca coloro che con sincerità ti diranno: Signore, voglio conoscerti, voglio realizzarti, voglio un'intima comunione e comunicazione con te. Signore, toccali e benedicili. Te lo chiedo nel nome di Gesù, ve lo chiediamo tutti insieme, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno.